Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus in un giorno, 50 vittime, nessun decesso in tutta la Lombardia. Si riducono i nuovi casi, 531 nelle ultime 24 ore. Leggero calo nella curva dei contagi che segna uno 0,23. Il totale dei positivi scende a 56.594 persone, 1.158 meno dell'altro ieri. Continua a calare la pressione sugli ospedali. Giustizia, il ministro Alfonso Bonafede ha detto: il terremoto che investe magistratura impone una risposta tempestiva delle istituzioni. Nuove intercettazioni dall'inchiesta di Perugia, l'ANM a pezzi dopo le dimissioni del presidente Luca Poniz di Area e del segretario Giuliano Caputo di Unicost. Infine la nota di Area che punta il dito contro la mancanza di fermezza di Unicost. Lo tsunami generato dallo scandalo sulle nomine pilotate al CSM sembra non finire mai. Prestito a FCA, l'economista Giavazzi dice: se il problema è la liquidità, gliela dia la casa madre. Se è la solvibilità, lo Stato entri nel capitale. Se quel che serve sono soldi per l'attività ordinaria, scrive il docente della Bocconi, indebitarsi peggiorerebbe ulteriormente la situazione patrimoniale. In quel caso dunque sarebbe meglio che l'azienda anglo-olandese, che possiede il 100% e ha liquidità abbondante, le conceda un finanziamento. Ma per Giavazzi è sfortunatamente più probabile che abbia bisogno di capitale e allora lo Stato dovrebbe entrare per un tempo limitato, così potrebbe verificare in modo più incisivo e sicuro che l'azienda usi il nuovo capitale per trasformarsi. Coronavirus, assembramenti nelle città, stretta dei sindaci sui locali, aumento dei controlli. Sileri dice: preoccupano anche spiagge. Gli affollamenti serali lungo le vie del centro della città continuano ad essere la maggior preoccupazione dei primi cittadini impegnati nel far rispettare le norme per il contenimento del contagio. Da Brescia a Perugia aumentano le limitazioni e vengono intensificati i controlli. Il viceministro della Salute avverte sullo stesso rischio lungo i litorali. Bonaccini ha detto: non vanifichiamo i sacrifici. Migranti in 400 sbarcano nell'Agrigentino, nave li ha lasciati a pochi metri dalla spiaggia. Sindaco porta loro mascherine, acqua e cibo. Le persone arrivate nella zona sottostante il castello di Palma di Montechiaro sono fuggiti lungo le strade e le campagne. Tanti si sono riversati sulla statale 115 in direzione Agrigento. Quelli rintracciati, tutti tunisini, sono stati portati in un'area. Stefano Castellini, sindaco di Palma di Montechiaro, ha ringraziato le forze dell'ordine. Almeno 3 motovedette della Guardia Costiera impegnate nella ricerca della nave madre. Notizie da Napoli e dalla Campania. Uomo accoltellato a Piazza Bellini, la vittima è un 37enne. Un 37enne di Capoverde, l'uomo accoltellato nel pomeriggio di ieri a Piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. L'accoltellamento è avvenuto durante una lite con un conoscente e quanto avvenuto non sarebbe da ricondurre alla movida, di cui Piazza Bellini è uno dei luoghi simbolo a Napoli. Il 37enne capoverdiano è ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove ha subito un intervento per le profonde ferite riportate all'addome. Le sue condizioni sono stabili. Spari contro l'abitazione di 2 anziani, manette un 71enne. I carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno arrestato per detenzione arma clandestina e tentata estorsione un 71enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. La scorsa notte a Casandrino una coppia di anziani è stata terrorizzata dall'esplosione di 2 colpi d'arma da fuoco contro la loro abitazione. Uno è penetrato nella camera da letto, l'altro è rimasto conficcato in un infisso. Notizie da Treviso e dal Veneto. Camera di Commercio di Treviso salta la trattativa per la nuova sede. Pozzo ha detto che restiamo in Piazza Borsa, non c'è accordo con Fondazione Calzamarca per il trasferimento alla Piani, ristruttureremo il nostro vecchio palazzo. Castelfranco investe un anziano e scappa e caccia al pirata con il furgone. Pedone di 76 anni, centrato mentre cammina sul ciglio della Castellana, è grave. Nell'impatto il mezzo ha perso uno specchietto, sta indagando la polizia stradale.
C'è salto, pugile manda a capo il comandante dei carabinieri. Convocato in caserma per una notifica, reagisce con la violenza, è stato arrestato. Il militare in ospedale con una costola incrinata. Montello, gita in bici, fatale per il campione paralimpico Carlo Durante. Ad ucciderlo è stato probabilmente un infarto. Inutili i soccorsi. Aveva 74 anni e un ricco palmares di medaglie. Centri estivi dicono noi siamo pronti. A Treviso ha chiesto l'utilizzo di Parco Storga. La COP comunica che ha aperto tavoli di confronto con i sindaci. Gli anni scorsi 4.000 partecipanti, ora puntiamo a 1.500. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia, al via i test sierologici lunedì 25, la Croce Rossa contatterà le 8.000 persone selezionate per partecipare allo studio, quindi prenderà il via in Friuli Venezia Giulia l'indagine di sieroprevalenza per il Covid-19 che permetterà di capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus, quindi sono entrati in contatto con la malattia anche se non hanno alcun sintomo. Lo hanno annunciato il governatore Massimiliano Fedriga e il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi alla vigilia dell'avvio sul territorio regionale dello studio promosso da Ministero della Salute e Istat con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e della Regione. Non rientrano dall'escursione una ricerca in via Montanaia, apprensione per una coppia di fidanzati di Trieste individuata incolume lungo la strada di rientro. La stazione Valcellina del soccorso alpino e speleologico è stata attivata assieme ai vigili del fuoco poco prima delle 19 su chiamata della SORES per un'allerta di mancato rientro. Gorizia movida nel rispetto delle regole, finora non ci sono stati particolari problemi in città e il sindaco Ziberna invita a proseguire così. Amici carissimi, siamo molto attenti in questo periodo a comportamenti poco corretti che potrebbero penalizzare la comunità. Inizia così il consueto aggiornamento del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Abbiamo appreso che in altre città i sindaci sono stati costretti ad adottare ordinanze per disporre la chiusura dei bar alla sera a causa di esagerati assembramenti, mentre a Gorizia, dopo la prima serata in cui abbiamo assistito a esagerazioni, non abbiamo avuto segnalazioni di eccessi, sebbene vi sia stata la necessità di qualche intervento delle forze dell'ordine. Insomma, abbiamo dimostrato, spero con complice della pioggia di ieri sera, che Gorizia sa comportarsi nel rispetto delle prescrizioni, nella consapevolezza che siano state poste a difesa di tutti. Sono molto contento di questo e invito tutti a proseguire sulla strada della responsabilità. Passeggia tra i boschi in Slovenia, gli puntano un fucile alla testa. Sul caso interviene Serracchiani, che ha già informato la Farnesina. Nessun cittadino italiano o sloveno deve temere di finire sotto la minaccia delle armi. Passeggia tra i boschi appunto in Slovenia, gli puntano un fucile alla testa. Sulle notizie dei fatti inquietanti accaduti sul confine tra Italia e Slovenia, chiederò al ministro Di Maio di fare chiarezza con la controparte slovena. Nessun cittadino italiano o sloveno deve temere di finire sotto la minaccia delle armi facendo una passeggiata. Lo dichiara la deputata Deborah Serracchiani del PD a proposito dell'episodio accaduto nei boschi della Slovenia a ridosso del confine italiano. Un uomo ha riferito di essere stato fermato durante una camminata da due uomini in divisa militare, uno dei quali gli avrebbe puntato un fucile alla testa. Ciclista investito in via Lumignacco, incidente nel primo pomeriggio all'altezza dell'incrocio con via Pozzuolo. Il ciclista che è stato ferito in via Lumignacco nel primo pomeriggio, poco dopo le 13.30, all'intersezione tra via Lumignacco e via Pozzuolo, all'altezza del sottopasso ferroviario. Sono rimasti coinvolti una Fiat Panda condotta da un 64enne di Pasian di Prato e un 58enne udinese in sella alla sua bici, che è rimasto ferito. Bene cari amici, adesso passiamo la linea alla redazione di pianetaoggitv.net a Massimo Badella per le notizie, le ultime notizie.
Grave incidente ieri nel pomeriggio in località Erto Casso dopo le ore 16 nei pressi della diga del Vajont. Ferito gravemente un 24enne ricoverato presso l'ospedale di Belluno. Il sinistro si è verificato all'interno della galleria. Il motociclista si è schiantato contro una Giulietta. L'automobilista è uscito dalla sua autovettura praticamente illeso. I carabinieri di Maniago dovranno stabilire la precisa dinamica dell'incidente. Intanto, dal fronte del coronavirus, la gente continua a lamentare il fatto che non si riesce a trovare nei punti vendita, anche i più forniti, alcol denaturato né guanti. Laddove si riesce a trovare per puro caso qualche flaconcino, lo si paga anche a caro prezzo. Ed è tutto, Massimo Bonella per Radio Science. Bene, con quest'ultima notizia termina qui la rassegna stampa di oggi, di questa mattina. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.